Luca Marchetti, portavoce del mondo del calcio, ha rilasciato un'intervista a TMV, nella quale ha affrontato domande cruciali sugli errori arbitrali che hanno interessato lo sport negli ultimi tempi. Le sue parole riflettono una genuina preoccupazione per l'integrità e la qualità delle decisioni prese dagli arbitri sul campo, soprattutto in partite competitive come il calcio italiano. Marchetti è arrivato al dunque quando ha sottolineato la necessità di evitare di interpretare gli errori come parte di un disegno premeditato. Ha sottolineato che gli errori sono spesso la conseguenza di una serie di fattori, tra cui l'inesperienza degli arbitri nel gestire la tecnologia disponibile per assisterli nel processo decisionale. Questa è una preoccupazione legittima, poiché l'introduzione della tecnologia va rapportato con sé l'aspettativa di maggiore precisione ed equità nelle decisioni arbitrali. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità dell'Inter. È interessante notare che Marchetti non solo identifica i problemi, ma indica anche le possibili soluzioni. Riconosce che risolvere questi problemi non sarà un compito facile e richiederà uno sforzo congiunto da parte di tutte le parti coinvolte nello sport. Ciò include non solo gli arbitri e i loro organi direttivi, ma anche club, giocatori e tifosi, che svolgono un ruolo cruciale nel promuovere l'integrità e il fair play. Nell'ambito del dibattito sugli errori arbitrali, Marchetti sottolinea anche che questo non è un problema esclusivo del calcio italiano. Menziona ciò che è accaduto di recente nella partita tra Valencia e Real Madrid in Spagna, sottolineando che problemi simili sono presenti in altri paesi. Ciò dimostra che le sfide affrontate dagli arbitri non sono isolate, ma piuttosto parte di una discussione globale sull'interpretazione delle regole del gioco. La questione dell'interpretazione delle norme è particolarmente rilevante in questo contesto. Marchetti rileva che, sebbene esistano regole chiare, la loro interpretazione può variare a seconda del contesto e della prospettiva di chi le applica. Ciò solleva importanti questioni sulla coerenza e l'imparzialità delle decisioni arbitrali, che sono fondamentali per l'integrità e la credibilità dello sport. Qual è la tua opinione riguardo alle osservazioni di Luca Marchetti? Siete d'accordo che gli errori arbitrali siano un problema che deve essere affrontato in modo proattivo? Come pensi che questi problemi possano essere affrontati per garantire un ambiente di gioco giusto ed equilibrato? Condividi la tua opinione nei commenti qui sotto e... Forza Inter!